È stata annullata la misura cautelare di sospensione dall'incarico disposta dal GIP Guendalina Buccella nei confronti del segretario generale del Comune dell'Aquila Carlo Pirozzolo, inquisito insieme alla funzionaria Patrizia Del Principe nell'inchiesta su presunti scambi di favori e concorsi truccati per il tentativo di condizionare l'esito di un concorso per dirigente alla casa per anziani ex Ompi. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà, composto dai giudici Maria Carmela Magarò, Carla Ciofani e Mario Cervellino. L'appello al riesame era stato presentato lo scorso 24 ottobre. Pirozzolo potrà dunque tornare a rivestire l'incarico delicatissimo di segretario generale. Esprime soddisfazione il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti, che in veste di avvocato difende Pirozzolo. È giusto che ogni attività comunale passi sotto la lente attenta della magistratura aquilana, perché noi disponiamo di una procura molto attenta e di un tribunale di grandissimo valore. Credo che lo Stato italiano abbia investito molto in questa realtà, perché ci sono magistrati di grande valore. Noi riteniamo che sia giusto. Per quello che mi riguarda, credo che anche le inchieste è giusto che ci sono, come ci sono in tutte le città. Siamo a un livello, diciamo, fisiologico, ma non bisogna avere paura delle inchieste. La magistratura lavora non per una parte politica, ma per un interesse generale, l'interesse alla giustizia. Non bisogna mai aver paura delle inchieste.